All'Università di Teramo, l'Assemblea Generale della CGIL Abruzzo e Molise, un momento di confronto, come ha specificato il rettore Dino Mastrocola, che ha aperto le porte dell'Ateneo facendo riferimento alla libertà di pensiero. Presente, oltre il segretario generale Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri, anche Maurizio Landini, il segretario generale nazionale si è soffermato sullo sciopero proclamato per giovedì 11 aprile insieme alla UIL. Alla base delle 4 ore in cui verranno incrociate le braccia, la riforma fiscale, il rinnovo dei contratti, ma soprattutto le morti sul lavoro, con particolare riferimento alla legge sugli appalti. Quando ogni giorno muoiono almeno 3 persone sul lavoro, perché questa è la media, all'inizio di quest'anno sta anche peggiorando, vuol dire che siamo di fronte a una strage. I numeri parlano. Se uno mille, più di 1.000 morti sul lavoro, vuol dire che negli ultimi 20 anni sono morte più di 20.000 persone. Di questo stiamo parlando. Senza contare che ogni anno stanno aumentando gli infortuni, nel 2023 ci sono stati 500.000 infortuni sul lavoro. Ecco, credo che questo significa che va cambiato il modello con cui oggi si lavora. E il sistema dell'appalto, del subappalto, del sottappalto, della precarietà è quello che va combattuto. È proprio un modo di fare imprese, di fare e di lavorare che va assolutamente modificato, e noi ci battiamo per questo, e per farlo bisogna cambiare legge. Stiamo dicendo che anche questo governo non sta cambiando nulla, anzi sta peggiorando, sta allargando la precarietà e non assume quei provvedimenti che sono necessari per affrontare questi temi. Per il salario minimo ci sono degli spiragli? Beh, mi pare che il governo abbia fatto l'opposto, no? Non solo non vuole introdurre un salario orario minimo nel nostro paese, e allo stesso tempo si è fatto votare una delega in Parlamento perché pensa addirittura di reintrodurre forme di gabbie salariali o mettere in discussione il ruolo stesso dei contratti nazionali di lavoro. Cioè, siamo esattamente nella direzione opposta di quello che ci sarebbe bisogno. E noi stiamo chiedendo che venga fatta una legge sulla rappresentanza, perché i contratti devono essere validi, quelli che sono firmati da sindacati rappresentativi, e che i lavoratori hanno il diritto di poter votare e di dire che vanno bene. Tra l'altro il governo sta cercando di scegliere lui chi sono i sindacati con cui discutere. Inoltre il 20 aprile si scenderà nuovamente in piazza con la UIL per un focus sul rafforzamento e sulla difesa della sanità pubblica, per scongiurare i tagli che in questi anni sono stati fatti. Siamo alla follia che i lavoratori dipendenti, i pensionati pagano ogni mese un contributo giusto per avere la sanità pubblica, ma i tagli che sono stati fatti in questi anni determinano che hai liste d'attesa infinita, che se non paghi non hai la visita, e questa cosa per noi non può più essere accettata, perché tra l'altro dietro a questo disegno c'è un disegno di privatizzazione del servizio pubblico, mentre qui bisogna fare investimenti.